Allora, consigliera, un'altra iniziativa, un'altra collaborazione? Sì, come amministrazione crediamo che sia urgente e necessario creare reti sul territorio in un obiettivo comune, ovvero contrastare la violenza maschile sulle donne. Oggi abbiamo presentato una collaborazione con INPS in occasione del loro 125esimo anniversario dalla nascita e ci sarà un track proprio qui davanti a Palazzo Barbieri dal 22 al 25 novembre in cui INPS racconterà e darà informazioni sui suoi servizi che riguardano anche e soprattutto le donne che hanno subito violenza e dall'altra parte in collaborazione con i nostri servizi antiviolenza che forniranno altrettante informazioni e racconteranno i servizi che il Comune mette a disposizione non solo per le donne vittime di violenza ma anche per gli uomini che agiscono violenza. Allora, dottore, ci sono degli servizi importanti che l'INPS offre anche alle donne vittime di violenza, li sintetizziamo? Sì, allora, è chiaro che l'attività dell'Istituto in questo caso si rivolge molto a quello che purtroppo può essere la fase successiva al momento in cui si manifesta la violenza, esprimendo tutta una serie, peraltro definiti da livello legislativo, tutta una serie di diritti e prerogative che le donne appunto che subiscono violenza hanno. Anche conoscere questi diritti è fondamentale perché chi subisce violenza vive una fase molto debole e fragile della propria esistenza e avere dei diritti che in qualche modo sostengono anche economicamente il percorso e il passaggio, diciamo così, particolarmente appunto complesso e difficile, può essere senz'altro utile. Sono vari diritti che riguardano per esempio il diritto al congedo, cioè potersi assentare dal lavoro per garantire e permettere, diciamo così, l'inserimento appunto nel percorso di antiviolenza, quindi in un percorso, diciamo così, di tutela, ma riguardano anche diritti patrimoniali, c'è un reddito di libertà che è finalizzato proprio alle donne che subiscono violenza e che le sostiene economicamente nelle esigenze abitative o personali, familiari, ma anche di tutela e assistenza ai figli, che può senz'altro essere utile in una fase appunto molto particolare. Ci sono anche altri diritti che l'Istituto ha sintetizzato e riepilogato attraverso una breve guida, ma che comunque riferiscono in modo, penso, abbastanza semplice e chiaro quali possono essere appunto queste forme di tutela.